segnali che si osservava prima durante un caffè, rappresentano un elemento, un trade union tra gli avvocati che intendono collocarsi nello scenario del diritto condominiale, impropriamente definibile tale, nel senso che non esiste il diritto condominiale, è un'invenzione narrativa, no? Letterale, no? Dove nelle revoche giudiziarie degli amministratori, o da una parte o dall'altra, di chi nega la revoca e da chi resiste, nelle responsabilità professionali degli amministratori, nelle impugnazioni delle delibere per nullità o per annullabilità, nelle opposizioni ai decreti ingiuntivi, nella fase di recupero del credito, perché nella seconda parte di questo pomeriggio cercheremo di astrarci un attimo, rimanendo però con i piedi più a terra che mai, dall'automatismo al recupero crediti condominiali, decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo nonostante opposizione. Perché prima di associare i termini immediatamente esecutivo nonostante opposizione, bisogna vedere se l'opposizione oggi è quanto più probabile rispetto a prima, se i motivi dell'opposizione, se l'esecutività potrebbe essere messa, l'immediata esecutività nonostante opposizione potrebbe essere messa a dura prova, se il giudice che muta il rito manda in mediazione, se un'impugnazione di nullità di un rendiconto può essere avviata senza tempo, e quindi io potrei avere un amministratore che gode della fiducia umana dei propri amministrati e che quindi tiene una contabilità inadeguata, persona onesta, ma non si sta mettendo in discussione questo, tiene la contabilità inadeguata, redige la contabilità in maniera inadeguata, inadeguata non dico soltanto non tanto chiara o non tanto corretta, non conforme alle disposizioni civilistiche poste in forma, vedremo alcuni aspetti particolari, magari che contenga anche qualche profilo di responsabilità penale di tipo tributario, falsa fatturazione soggettiva, un classico nelle amministrazioni condominiali, fatturare la riparazione di un danno di un impianto privato al condominio per poi addebitarlo al singolo condominio in addebito personale. Nella fiscalità la falsa fatturazione soggettiva e falsa fatturazione oggettiva, o c'è la prestazione esistente o la prestazione esiste ma viene fatturato ad un soggetto che non è destinatario della fattura. Ora, il concetto di gravità sociale di questo io credo che sia molto poco sentito, ma il concetto di gravità giuridica al limite della quasi inconsapevolezza della commissione del reato è qualcosa di assolutamente diverso. Allora io potrei avere l'assemblea che approva rendiconti che contengono reati, interviene il revisore dopo 3 anni, 4 anni, 5 anni perché c'è qualcuno che ha l'interesse a recepire il problema. Perché ha l'interesse a recepirlo? Perché questo amministratore non mi sta più bene, l'assemblea continua a volerlo e io voglio seguire la strada della deroga giudiziale. Oppure perché io prima pagavo, poi ho avuto un periodo di difficoltà, per anni ho pagato anche per quelli che non pagavano e oggi che quello che non paga sono io, vengo massacrato con un decreto ingiuntivo, allora in sede di opposizione mi invento tutto quello che prima nemmeno mi passava per la mente. Vado a riguardarmi i rendiconti che l'amministratore ha fatto approvare alle assemblee a tecniche, rappresentando, e quindi sfruttando il rapporto di fiducia esistente, rappresentandoli come evidentemente corretti e conformi alle norme, e l'assemblea approva perché guarda dei numeri, non guarda la conformità normativa o l'esistenza o meno di reati, e faccio un'opposizione al decreto ingiuntivo facendo emergere l'inidoneità prodromica dell'atto con il quale il giudice inconsapevolmente ha acconsentito all'emissione del decreto. Sto cercando di darvi, senza restituirvi una lezione a memoria, alcuni elementi fondamentali che ho preselezionato per voi. Non vi parlo degli animali in condominio, non vi parlo di alcune modifiche di quorum costitutivi e deliberativi che ci sono stati ma che fondamentalmente di volta in volta si vanno a guardare quando
quando è il tempo. Vi voglio parlare di quegli elementi che possano, nel poco tempo che abbiamo a disposizione, rappresentare degli spunti di riflessione e magari di futuro approfondimento, perché possano essere, io mi auguro, altrimenti avrei sbagliato qualcosa nel preparare questo pomeriggio, di utile spunto di riflessione per la vostra professione. Le responsabilità professionali, sono aumentate da quando, con la riforma del condominio, l'amministratore condominiale non si rivolge più soltanto ai titolari di diritti reali, ma si rivolge anche ai titolari di diritti di godimento. Prima della riforma, se il conduttore andava dal proprietario, dall'amministratore, a chiedere copia dei documenti condominiali, l'amministratore diceva: guarda, vai dal proprietario, se mi chiede lui glieli do, ma io a te non devo nulla. La riforma dice espressamente che nella fase di rendimento del conto l'amministratore non rende conto soltanto ai proprietari, ma rende conto anche ai conduttori. Io semplifico, dico proprietari e conduttori impropriamente, a tutti i titolari di diritti reali o di godimento. Separazioni, ho sentito che parlerete di coppie di fatto a breve, e quindi tutti i diritti che derivano dai diritti di godimento delle coppie di fatto. L'assegnatario della casa coniugale non propria, nel senso della proprietà, la comunione o la separazione di beni tra coniugi, i titolari di una comunione. E voi mi direte: certo, sì, al di là però dell'estensione di titolari di diritti di godimento, anche prima era così. È vero, se non fosse che è stata introdotta l'anagrafe condominiale. Il registro anagrafe condominiale è uno di quei registri che o viene vissuto in maniera passiva, cioè come un registro nel quale annotare nome e cognome, codice fiscale e dati tecnici e catastali dell'immobile. Sì, poi però quel signore muore e l'immobile cade in eredità a 7 persone. Il registro anagrafe condominiale, la cui cura a pena di revoca giudiziale è in capo all'amministratore, e fino a qua poco di grave, se non fosse che la norma conferisce anche all'amministratore l'unico superpotere, che è quello di spendere il denaro condominiale per fare ogni necessaria ricerca per aggiornare il registro anagrafe, anche di fronte all'inerzia dei condomini, proprio per dire: io ti do l'obbligo di tenere il registro anagrafe. Attenzione, perché lo dico, non farò fatica a trasferirvi l'importanza, è il registro con il quale io convoco le assemblee, mando i verbali, assumo le delibere, quindi è il registro dal quale partono tutti i profili di nullità. Se prima non era stato normato il modo in cui l'amministratore doveva acquisire i dati, oggi non solo è normato, esiste un registro la cui cura, appena di revoca giudiziale, è nei poteri doveri dell'amministratore. Dico poteri doveri perché è nei doveri, nei doveri, con il superpotere di intervenire con ogni necessaria indagine a carico del condominio con addebito particolare.